quindi sai che c'è da un birbante perché gli animali non rispetta mai. Ma per magia ora un gatto sia, la sua vita cambierà, vedrai. Billy the Cat quattro zampe ha, Billy the Cat vive giù in città, Billy the Cat è sempre in mezzo ai guai. Un coraggio da leone. Ci sono dei posti davvero selvaggi nel mondo, ma la città è di certo il più selvaggio di tutti. Oh, Billy, ma si può sapere che cosa stai facendo? Salve, signor Hubert! Che ne pensa della mia imitazione dell'elefante? Le è piaciuta? Se volessi essere svegliato dal barrito di un elefante, allora me ne andrei a vivere in Austria. Ma gli elefanti veramente vivono in Africa, come i leoni. Vuole che le imiti il verso del leone? No, preferisco non sentirlo. Perché? Perché, come tu ben sai, finché non bevo una ciotola di latte per colazione, non mi sento nel pieno delle forze. Che razza di incompetenti! Vi avevo chiesto di trovarmi una bella casa. Questo è un orrendo tugurio. Ehi, non essere così negativo. Questo posto ha del potenziale. Potremmo renderlo molto accogliente. È spazioso. È centrale. È un lavaggio per auto, gatti incompetenti. Il sapone nel bocci! Mi brucia gli occhi! Stanno spazzolando il di dietro! Se fossi il re della città, avrei di certo un castello. Una fortezza con vista sul mio regno. In un posto come quello. Giamba torre di controllo, Giamba torre di controllo, sto per atterrare! Diminuire l'altitudine, abbassare il carrello! No, e cos'altro dovevo fare? Ah sì, diminuire la velocità! Di atterraggio, ma è divertente! Billy? Signor Hubert? Il vostro vecchio amico Jumbo è venuto a trovarvi? Non c'è niente di meglio di una ciotola di latte per soddisfare un gatto affamato. Ah, che splendida mattinata! Oh, è una lodola quella che vedo! Salute a te, spirito libero! Oh, sta volando troppo veloce per essere una lodola! Ehi, ma è Jumbo! Buongiorno! Caspita, ho dimenticato di nuovo di rallentare! Jumbo, il sistema digestivo di un gatto è una delicata struttura ingegneristica, non un sacco per pugili! Come mai tanta fretta? Devo darvi delle brutte notizie! Molto brutte! Potreste liberare cortesemente la mia dimora, comuni randagi? Forse non ti è chiaro, ma sei appena stato sfrattato. Sì, sparisci! Immediatamente, ci stai disturbando, bello.
Detesto ricorrere alle scazzottate, Billy, ma è l'unica lingua che certi gatti capiscono. Sì, e al contrario di te, noi siamo molto bravi. Bel colpo, capo. Sì, proprio sul naso. Tu non sei altro che un gran prepotente. Portate quei falliti lontano da me. Fuori dalla mia casa. E fuori dalla mia città. Non ce la faccio più, Billy. Sono sfinito. Non mi stancavo così tanto da quando corsi ininterrottamente da Jakarta a John Groats. Oh. Non lo dica a me. Sono senza fiato, letteralmente. Coraggio, non potete fermarvi ora. Gli scagnozzi di Sanctifer ci stanno per raggiungere. Oh, no. Quei tizi sono inarrestabili. Presto, ragazzi, qui dentro! Ma dove sono andati? Ti do tre possibilità! Controlla sotto il letto! Ricevuto! Niente! Billy, smettila di agitarti! Facile a dirsi! Lei non sta mica seduto su una spazzola! Guarda in quella valigia! Tesoro, è arrivato il taxi. Sbrigati, non possiamo perdere l'aereo. Non hai mai sentito parlare di viaggiare leggeri? Questa valigia pesa una tonnellata. Ho messo solo l'essenziale. Ho lasciato tutte le pellicce a casa. Non ti sarebbero servite. Dove stiamo andando? Africa, stiamo arrivando! Questo sì che è volare! Chissà come si sta in prima classe! Signor Hubert, signor Hubert, credo di dover andare in bagno! No, non si apre. Dovrai incrociare le zampe. E quindi, invece di portarli fuori città, ve li siete fatti sfuggire? Sì, ma non è stata colpa nostra, capo. È stato... È stato inevitabile. Sì, infatti, praticamente sono spariti nel nulla. Beh... Pregate che quei due gatti non ricompaiano, perché se dovessero tornare, voi due miserabili inetti ve ne pentirete amaramente, molto amaramente. Parola di Sanctifer! Che volo lungo! Sono sfinito! Tu sei sfinito? Immagina come si sente quel piccione che ha viaggiato sull'ala! Oh, caspita! I voli a lungo raggio sono davvero estenuanti! Manco uno a Fico d'India! Individuo sospetto in avvicinamento! Non puoi mancarlo! Ha con sé una valigia con la coda! Sì, è quello che ho detto! Qui Fico d'India, ho il contatto visivo. Mi scusi tanto, signore, quella è la sua valigia? Sì, certo. Posso dare un'occhiata all'interno? L'ha preparata personalmente? Sì. Come faccio sempre, del resto. Non poteva lasciarli a casa, signore. Las
smetta di perdere tempo, signor Hubert. Vuole farsi catturare? Il caldo, la polvere, il rumore. Billy, hai la minima idea di dove siamo? Deve essere la Groenlandia. Io ho paura che siamo un po' più a sud della Groenlandia. Eccoli là! Oh. Prendiamoli! Perché correre quando si può essere trasportati? Proprio quello che stavo pensando. Ce l'abbiamo fatta. Oh, che fine hanno fatto? Li abbiamo persi. Salve ragazzi, avete visto due gatti da queste parti? Vivi oppure morti? Beh, vivi spero. Se sono vivi, no, non li abbiamo visti. Grazie amici, questo mi fa sentire molto meglio. Wow, che bello! Bello? A che ti riferisci? Saranno almeno 40 gradi all'ombra. Se ci fosse un po' d'ombra. Che meraviglia! Guardi le giraffe, le zebre e... Le mosche. Hai sentito, Billy? È il nostro fratello leone. Nostro fratello? Oh sì, i gatti e i leoni hanno molte cose in comune. Entrambi siamo nati liberi. Liberi come il vento che soffia. Liberi come l'erba che cresce. Andiamo a salutarlo. Secondo lei è una cosa saggia? Ehi là, amico! Sono nuovo di queste parti. Per caso hai da offrirmi una ciotola di latte? So che è tremendamente sfacciato, ma potresti rimediarmi anche un paio di sardine. Ti ripagherò non appena troverò un bidone della spazzatura. Devo considerarlo un no, vero? Possiamo parlarne da felino a felino? Mi sembri un leone ragionevole. Ma potrei anche sbagliarmi. Sembra un pachiderma furioso e sta venendo da questa parte. Billy! Eri tu! Non è vero? Che gattone pauroso! Wow! Barrivi proprio come un elefante, però non gli somigli affatto. È perché sono un ragazzo! Molto strano. Somigli più a un leone, solo più piccolo. Già, beh, tu somigli a un gatto. Solo più grassa. Billy, allontanati da quel leone! Sembra pericoloso. No, non è vero. Tranquillo, signor Hubert. Lei è... come ti chiami? Aisha. Vuoi venire a conoscere mia madre? Certo, perché no? È feroce? No. Beh, solo se resto fuori fino a tardi senza dirle dove sono. Billy ha spaventato a morte Zomba. Avreste dovuto vedere come correva.
Il giovane Billy è di sicuro un grande leone per spaventare Zomba. Siamo davvero molto fieri di averti nel nostro branco. Billy! 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 Organizzeremo un banchetto per darti il benvenuto. Ma prima, immagino che vorrai rinfrescarti dopo la tua avventura. Beh, mi sentirei meglio dopo una bella leccatina. Ragazze, preparate i nostri ospiti. Signora, per favore, ci siamo appena conosciuti. La prego. Ma si guardi. Ehi, falla finita. È disgustoso. I maschi hanno sempre un sacco di storie per lavarsi la faccia. Jumbo a torre di controllo! Viaggio ad una altitudine di 15 piedi! Assenza di turbolenze! Visibilità buona! Per mille eliche, giraffa sulla rotta di volo! Si richiede azione immediata! Abbiamo appena sfiorato un incidente! Mayday! Sorridi, tesoro. Siamo in vacanza. Che vacanze? Sono stato accusato di traffico illecito di gatti prima ancora di mettere piede in albergo. Allora, gente, siamo arrivati alla Pozza d'Acqua, la vostra prima tappa del fondo safari nel Serengeti. È la casa dei felini più grandi d'Africa. Ehi, amico, non abbiamo pagato un occhio della testa per vedere dei gattini domestici. Quelli potevamo vederli a casa nostra gratis. Aspetta un minuto. Quelli sono i gatti di casa. Sono quelli che stavano chiusi nella nostra valigia. Vi consiglio di mettervi i cappelli in testa. Con questo caldo vi si sta arrostendo il cervello. Io dico di mangiarlo. Io dico che è ancora vivo. Senti, per me non fa nessuna differenza. Ehi! Leva il becco dal mio carrello di atterraggio, brutto cannibale! Ehi, calmati! Non puoi biasimarci per averci provato! Sì, su con la vita! Ci dispiace, d'accordo? Ehi, sai, quei due gatti che stavi cercando li abbiamo visti! Dove? Quando? Li abbiamo visti circa 5 minuti fa. Erano alla pozza d'acqua. Grazie! Dammi a sentire, amico. Devi smetterla di mangiare tutti quelli che incontri, così non avremo mai amici. Rimanete nell'acqua bassa, voi due! Va bene! Va bene! Oh, il sole! Dovrebbe unirsi a noi, signor Hubert! L'acqua è favolosa! Guarda che strano avvoltoio! Come vola veloce! Diminuire l'altitudine, fatto! Abbassare il carrello, fatto! Oh, Jumbo! Rallenta, Jumbo! Rallentare, fatto! Bell'atterraggio! Grazie! Sapevo che ci sarei riuscito un giorno! Salve, signor Hubert! Si scioglierà se indossa quella sciarpa con questo caldo! Una sciarpa? Oh no, andiamo! Aisha! Jumbo, io tengo occupato il serpente! Voi liberate il signor Hubert! Ricevuto! L'abbiamo preso! Si sente bene? Credo di avere il diaframma un po' schiacciato. Ora mi sento meglio. E non ti azzardare più a stritolare il mio amico! Thank you.
Scommetto che io so ruggire più forte di te. E quello sarebbe un ruggito, senti questo. Wow, era davvero forte. Sono sicura che ti hanno sentito fino a casa stavolta. Sei malato per caso? Sì, malato di nostalgia. Voglio tornare a casa, ma ho paura. Tu? Paura? Non ci credo. È per questo che sono finito qui. Tre gattacci ci hanno cacciati dalla nostra città. Beh, non sei fuggito di fronte a Zomba e non lo hai fatto nemmeno di fronte al serpente. Già, non sono fuggito, vero? Signor Hubert, signor Hubert, torniamo a casa! Noi non possiamo andare oltre, Billy. Sarete da soli d'ora in poi. Grazie per la scorta, mi avete fatto sentire come il re della savana. Tu sei un re, Billy. E non permettere a nessuno di dire il contrario. Sbrighiamoci, abbiamo un aereo da prendere. Oh, ma cosa... ma che stai facendo? Ti saluto come fanno di solito i leoni. Oh, certo. Ciao. Non hai mai sfregato il naso a una femmina prima d'ora? Assolutamente no. Provaci, potrebbe piacerti. Figurati. Casa, dolce casa. Il problema è che non è la nostra casa. Non ancora. Hai un piano, Billy? Beh, sappiamo che non siamo in grado di cacciarli. No, ma possiamo spaventarli in modo che se ne vadano da soli. Ricordo che una volta feci prendere a mia madre uno spavento terribile. Fu quando presi in prestito il megafono di papà. Interrompiamo il programma per dare una notizia importante. Un feroce leone è fuggito dallo zoo comunale. Gli abitanti sono invitati a chiudere porte e finestre e a rimanere in casa fino ad ulteriore avviso. Ah! Ci sei cascata! Billy! Ah, sei proprio un birbantello! A questo punto ci serve un megafono. Un mega megafono! Cos'è stato? Sembrava il verso di un gatto molto grande. Controllate, forza! Perché dobbiamo andare sempre noi? Sì, non è giusto! Muovetevi, gatti fifoni! Bene, ragazzi, pronti al mio segnale. Aiuto! Scappiamo! Via! Abbiamo imparato tante cose in Africa. Sì, è vero, Billy. Viaggiare allarga la mente. Io ne sono la prova vivente. Lo sai che in aereo abbiamo attraversato un fuso orario? Hai mai assaggiato un fuso orario? È delizioso. La prossima volta ti avverto così lo provi anche tu. Ha un sapore indescrivibile.